Non tutti sanno che a bordo della nave laboratorio Alice II del principe Alberto I di Monaco, durante un viaggio lungo le coste del Senegal nel 1901, venne scoperta l'anafilassi, cioè la reazione allergica. Si fa risalire a quello studio l'inizio dell'odierna immunologia. Ed è per celebrare i 100 anni dell'immunoterapia che Monaco ha ospitato un importante convegno mondiale che ha riunito una quindicina dei massimi esperti a livello planetario di allergie e di malattie respiratorie. Le allergie purtroppo si moltiplicano nel mondo moderno e soprattutto nei paesi più sviluppati. La ragione fondamentale del meeting di Monte Carlo è proprio l'istituzionalizzazione di una charter che identifica qual è uno dei problemi non risolti. Uno dei problemi non risolti è che il cosiddetto vaccino antiallergico, l'immunoterapia specifica, non è utilizzato come dovrebbe essere utilizzato in tutti i pazienti che in realtà ne necessiterebbero. Il vero problema qual è? È che i pazienti non sanno esattamente il valore di questo tipo di terapia e anche i medici di medicina generale, questo non è un discorso relativo solo a una nazione, ma è un discorso mondiale, questa è la ragione per la quale abbiamo fatto convenire qui alcuni tra gli esperti mondiali dell'argomento. E credo che proprio tramite la educazione dei pazienti, dei medici di medicina generale, si possa rendere accessibile a più pazienti questo tipo di terapia, che mi permetto di dire è l'unica terapia che è in grado di cambiare la storia naturale della malattia. Mi spiego meglio, il farmaco è in grado di controllare i sintomi, ma non è in grado a distanza di anni di modificare quella che è la storia della malattia. L'immunoterapia specifica ha dimostrato che invece, somministrata per ad esempio 4 anni, ha una capacità di contenere i sintomi per altri 8 anni. Quindi sicuramente qualcosa di particolarmente impattante proprio sulla storia della malattia. E abbiamo preso spunto dal centenario dell'immunoterapia specifica proprio per cercare di valutare quali sono i buchi dell'informazione nelle varie regioni del mondo, studiare qual è la strategia migliore per far sì che i pazienti possano accedere a questo tipo di terapia nelle varie regioni del mondo. Il workshop di 2 giorni nel Principato ha permesso ai mega esperti provenienti da tutto il mondo di stilare la Monaco Charter, una carta dell'immunologia specifica che potrà essere utile per disseminare tra gli specialisti e i loro pazienti le terapie più attuali ed efficaci in fatto di allergie e malattie respiratorie. Il convegno dei 100 anni dell'immunoterapia ha avuto come epilogo una serata di gala al Museo Oceanografico di Monaco, in omaggio al principe scienziato Alberto I, che fu all'origine delle ricerche immunologiche.